con Elio De Capitani e Ferdinando Bruni all'interno del foyer del Teatro Morlacchi, dove fino a domenica, a partire da mercoledì 14 novembre, è in replica il loro spettacolo Frost Nixon. Uno è Frost e l'altro è Nixon, ma chi sono nella realtà questi due personaggi? Quali sono le peculiarità, le caratteristiche caratteriali e personali che avete studiato e messo in scena di questi due personaggi storici? Devo dire che noi abbiamo studiato molto più il testo di Morgan che i personaggi, perché questa operazione è un'operazione di scrittura drammaturgica e anche con dei risvolti di autonomia poetica dell'opera di Morgan, nella famosa scena della telefonata notturna che non è mai esistita fra Nixon e Frost. Quindi noi abbiamo messo in scena i personaggi che ha immaginato, e sono personaggi storici, Nixon e Frost, più che ha immaginato Morgan, più che attenerci a un'imitazione del personaggio storico reale. Il lavoro l'ha fatto lui, nel senso che ha preso delle caratteristiche che sono caratteristiche molto anche note, insomma, tutto il mondo lo sa, sono due personaggi, sono più noti dei personaggi, cioè da una parte un lato oscuro, un lato frustrato, un lato un po' paranoico di Nixon, e dall'altro l'aspetto più mondano, più solare, più attaccato alla vita di Frost. E credo che a lui interessasse, oltre alla vicenda politica che racconta, ma proprio lo scontro di questi due personaggi qui e di questi due modi di vivere. Credo che sia questo poi che abbia affascinato teatralmente Peter Morgan. C'è quel rendito molto che in qualche modo riassume questa cosa, oltre alla telefonata che citava lui, che è un bellissimo monologo di Nixon, che telefona a Frost prima dell'intervista cruciale sul Vietnam e gli confida sul Watergate, e gli confida una sua ricerca di parallelismi fra loro due, e invece questo aneddoto divertente delle scarpe. Nixon è incuriosito dalle scarpe che porta Frost, è molto, come dire, affascinato da quello che rappresenta in qualche modo. Chiede consiglio a un suo rigorosissimo assistente, l'assistente lo cassa assolutamente qualsiasi velleità nei confronti di queste scarpe, e quindi Nixon ha un atteggiamento, anche prima dell'intervista, chiede a Frost, cioè, insomma, un atteggiamento.